Buonasera a tutti, anzi ciao, buongiorno. Oggi ci incontriamo con Daniele Pace, con cui ci incontreremo venerdì prossimo, il 4 marzo, per il prossimo Laika on the Road. E basta, io non vi rubo altro tempo, lascio la parola a Ryuichi e a Daniele, e grazie mille, ciao, a dopo. Eccomi qua. Ciao Daniele. Ciao ragazzi, buonasera, buongiorno. Quello che... Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Bene, grazie. Hai lavorato tutto il giorno? Sì, oggi ho fatto un po' di giri, un po' di scatti, ovviamente anche un po' di post-produzione, perché è certo. Buona parte del lavoro anche quello, e quindi insomma bene. Sono tornato da poco. Bene, bene. Senti, tu hai 33 anni? Oggi? In realtà, purtroppo, magari, ce ne ho 35. Io ne ho 30 anni più di te, cioè quasi, manderei quel bel paese. Cioè. Ma come purtroppo? Perché mi dispiace, ogni anno che passa è un anno che vorrei fare tante altre cose, ma non ho mai... Sembra come se dovessi fare sempre di più, vorrei fare tante cose, ma non riesco. Certo, bene. Senti, Daniele, cioè poi leggendo un po' bio, cioè tuo, tu hai cominciato da molto giovane, no? Cioè, intanto, bene, e tu sei fotografo specializzato in street, cioè prima di tutto, cioè poi food, sì. E poi commercial, cioè tu hai questa 360 gradi di divisione. Sì. Bene, allora, ora cominciamo delle domande, ok? Ma come, okay. Allora, tu dove sei nato? A Roma? Sei sì, romano? Sì, io sono romano 100%. 100% romano, benissimo. 100%, mi impegno con l'accento, cerco di non farlo sentire. Benissimo, ma come eri da bambino? Cioè, come eri? Cioè, bella domanda. Elementare, no? Cioè, magari cioè, timidino o... Esatto. Sì? Sì. In realtà io sono una persona, diciamo che l'ho combattuta, ero timidissimo, una persona stratimida, insicura, sì. E fino a che ho iniziato a fare il fotografo. E a praticare molto a street, questa mi ha messo davanti veramente una difficoltà immensa, confrontandomi con la strada, con il cliente, con la fotografia, cioè nel senso che certo. Comunque la cosa bella è che ti metti in gioco con tutte le scarpe, certo. E facendo molta fotografia, facendo molta ricerca e soprattutto insegnando la fotografia sì. Anche ad altre persone, mi ha dato veramente la forza di affrontare questa mia timidezza e certo. Tanta sicurezza, certo, nei limiti ovviamente, non so certo. Sempre mai così sicuro, metto certo. Sempre in dubbio me stesso, certo, però, certo. Però ecco, la cosa che mi piace è che mi ha cambiato tantissimo a me la fotografia. Sì, sì. Ma senti un po', ma il tuo desiderio, cioè, cosa volevi fare da grande? Cioè, quando andavi a scuola elementare, no? Cioè, volevi fare, non so, pompiere, non so io, cioè, conducente della locomotore, cioè, non so, avevi qualche, guarda, io tuttora, se potessi rinascere, farei tantissime cose. Sì? La prima cosa che volevo fare è il pilota di aerei. Ah. Poi pilota di auto e poi anche. Guarda, ho fatto il pittore, ho fatto graffiti per tanti anni, cioè ho sperimentato alla fine fotografia. Ecco, cioè questo perché cioè, guardando cioè, le tue immagini fotografiche, no? Cioè, io ho visto una fortissima tendenza di voler raccontare gli artisti di strada, gli artisti, cioè tu sei molto attirato. Allora io ho detto, sì. Sicuro che Daniele ha tendenza di voler fotografare, ma tu sei artista di strada in realtà, sei tu, no? Quello che... Io ti ho fatto questa domanda, in realtà, in effetti, dentro di te hai questo, il tuo, da raccontare, no? Come artista di strada o non so, come pittore, come poeta, sicuramente io ho detto
ha fatto qualcosa. E raccontami un po' che volevi fare questo pittore e perché non hai fatto pittore, ad esempio. Allora, in realtà io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti e sì, la fotografia per l'epoca, cioè per me è sempre stata una passione. Ah, fin da bambino. Ma da quando? Cioè, quanti anni avevi? Cioè, macchina fotografica, prima macchina fotografica che hai avuto, quanti anni avevi? Allora, in realtà avevo, andavo alle medie, non me lo ricordo, ed era, che ce l'ho ancora e la uso, una Olympus automatica, sai quello sportellino davanti? Mew. Mew o AF10? La devo trovare. Ma non ce l'hai più, porco cane! E che fotografavi, esatto. Cioè qualche fanciulla, ovviamente, carina. No, in realtà facevo tutte le foto a panoramiche di architettura, cioè cose, tutto ciò che mi ispirava, lo fotografavo. Infatti, quando tornavo a casa, andavo dal fotografo a sviluppare, il fotografo mi diceva, ma che fai, tutte cartoline, Daniele? E io ho fatto, ho capito, a me piace, che devo fare? Poi pure, che ne so, mia madre mi diceva, ma vabbè, ma adesso sono tutte cartoline, dei panorami. Ho fatto, non lo so, io a me piaceva quello e l'ho fotografato, no? Quindi questo è stato l'inizio. Poi io ho rubato la macchinetta a mio padre, che era una Olympus OM. Ah, e, bella macchina. Poi in realtà da lì ho cominciato a fare il pittore, va bene, all'accademia, perché mi sono messo là a studiare anatomia, cose, quindi ho intrapreso, ho fatto delle mostre, mi è andato anche abbastanza bene. Ah, della pittura? Mostra della pittura? Sì, ho fatto diverse personali, collettive, sono andate bene, ho venduto, diciamo è andata bene. Ah, addirittura, venduto? Sì. Sì, infatti è bello che i quadri li vendo, ma le foto no, non ci riesco mai. Infatti dico, tante volte mi sa che era meglio che facevo il pittore. Però, e poi a un certo punto ho sentito che la pittura non è immediata, ci metti tempo, mesi di ricerca, materiali e via dicendo, fino a che poi un amico mi ha detto, ma perché non provi a fare qualche foto? Il diavolo tentatore. Mi ha messo una macchina in mano a fare qualche foto e da lì eccomi qua. Quanti anni avevi? In realtà è circa 11 o 12 anni fa, nel 2008-2009 più o meno. Ah. Ho iniziato così per gioco. Quindi, ho visto poco che mi dava. Quindi avevi già finito Accademia delle Belle Arti? No, ancora no. Stavi ancora frequentando? Sì. Frequentando, poi ho fatto lì un piccolo corso base di fotografia che mi ha aiutato, perché io non ho studiato assolutamente fotografia, cioè io sono autodidatta, ho imparato attraverso i grandi fotografi, vedendo i video, anche le tue interviste, le ho viste tantissimo, mi piacciono proprio per quello, sì, fin dall'inizio. Ma dai, grazie. La cosa bella è che vedere i fotografi come scattano, conoscerli, parlarci, vedendo le loro foto, e poi ovviamente la parte tecnica la impari facendo, producendo materiale, quello mi ha aiutato tanto. Cioè non c'è questa scuola migliore che confrontarsi con un fotografo, le loro punti di vista, esperienza, e mi ha dato tanto. Sì. Diciamo effetti, questo è più o meno, certo. Bene. Ma in effetti, cioè, hai scelto la fotografia per esprimere, no? Cioè proprio immediatamente, cioè un po' il tuo sentimento, cioè proprio raccontare. Fotografia è molto interessante. Per te, allora, faccio la domanda. Cosa significa street photography? Street photography cosa significa? Significa vivere la vita. Sì. Cioè vivere il quotidiano, conoscere quello che c'è intorno, prevederlo, stare dentro la scena della città, cioè la città, della cittadina, anche semplicemente un paesello, o anche un panorama. Cioè la street photography per me non, purtroppo oggi c'è questa cosa di catalogare per forza, no? Fai street, fotografo, cioè fotografia è fotografia, la street ha una vastità di
di sfumature, che poi ho notato che anche negli altri fotografi, chi fa tanta street, poi non so perché ricerca anche la serenità, la tranquillità di fare architettura, certo, di fare un paesaggio, perché ti mette ovviamente in una continua pressione, attenzione, e quindi ogni tanto cerchi anche questa bellezza del tranquillo. A me piace, certo, tantissimo andare a fare le foto col cavalletto, senza nessuno, un po' di architettura e via. Certo, certo. Senti, però, nelle tue fotografie, comunque io trovo che sia, c'è ricerca della composizione. Cioè, questa ricerca della composizione è un frutto di tuo studio oppure della tua capacità artistica che tu avevi comunque coltivato, cioè dipingendo, no? Perché dipingere significa comunque dalla nulla crei qualcosa, dalla nulla, dalla zero. Esatto. No? Sì. Esatto. Un piano bidimensionale. Sì, esatto. Quando tu quindi sei in strada, cosa cerchi? In realtà non parto con un'idea. Ah, ok. Assolutamente esco, a me mi piace osservare, cioè io prima di fotografare osservo quello, come si comporta la gente, quello che fa, e se c'è qualcosa che mi cattura, un momento che magari può essere anche insolito, sì, allora mi avvicino e scatto, e magari comunico con la persona se mi vede, perché tante volte, certo, ti confronti e dici: ma come mai stai fotografando? Allora entri nel discorso, se trovi una persona, certo, abbastanza democratica, riesci anche a parlarci. Tante volte è uno scontro bello e duro. Però, certo, la composizione per me è stata difficile, te lo devo dire, ti devo dire la verità. Ho fatto, sì, tanto studio, perché la pittura ti dà una formazione classica dove, certo, le regole, certo, sono quelle, le proporzioni, sì, sono quelle. Però io in fotografia ho un grosso difetto, cioè non faccio mai le foto dritte. E allora cerco sempre, io proprio, cioè per me, certo, è, infatti come ben vedi io sono sempre in diagonale, e quindi mi sforzo e cerco sempre di trovare una buona composizione, le giuste, sì, linee. Sì. E quindi, ecco. Bene, bene, qua, bene. Più o meno questo. Certo. Bene, senti un po'. Allora, questo è come un po' introduzione della Life on the Road, cioè proprio un piccolo workshop tuo, no? Sì. Cosa vorresti insegnare ai partecipanti? A insegnare, vabbè, e dargli un'esperienza di un prodotto a me molto vicino, perché l'ho utilizzato, certo, in primis nei miei lavori, che è l'SL2S. Sì. E sicuramente chi non conosce questa macchina, sicuramente provarla e, sì, testarla sul campo è la cosa migliore, perché tanto, certo, possiamo vedere tutorial di ogni tipo, dialoghi di, sì, di qualsiasi cosa, ma tanto se non la provi sul campo o ti rendi, averla già in mano, una macchina come l'SL, certo, certo, fa, e poi andare a stampare, no? Cioè poi c'è, esatto, quella foto, esatto, che hai scelto, cioè vai a stampare, cioè non so, 30-50 35-50 o anche più, cioè più piccola, va bene, sì, ma va bene. Dal momento che tu stampi tu dici: wow, oh madonna, cosa ho fatto, esatto, cosa ho creato, questo, no? Il mio amore per Leica è iniziato proprio dalla stampa, perché io non utilizzavo Leica inizialmente, sì, poi ho provato anche una M240 con un 50, ah, okay, sì, sì, e ho fatto: oddio, cioè la stessa risoluzione di un'altra macchina ho visto dei dettagli che non avevo mai visto, e quindi, certo, mi sono reso conto che non è un discorso solo digitale del sensore, ma la lente, certo, è, sì, qualcosa di incredibile. Su, sì, SL, soprattutto con i nuovi sensori SL2S, questa qualità a mio avviso è migliorata notevolmente, certo, quindi
devo dire che è da provare, è da provare. Sì. In effetti, allora, il primo incontro con la Leica qual era? Cioè, quindi 2.40? M240 con un 50 su un Micron, sì. È stato, e come l'ho provata, c'era Giorgio di Roma che mi ha visto, sì, tante volte venire, sì, sì. È stato un amore e ho venduto tutto. Ah, e, okay. E ho comprato subito l'M240 con un 35 zoom, certo. Non me lo ricordo che cos'era, lo sai, un, sì, 35. Sì. E devo dire che da lì ho cominciato a fare i miei primi reportage e anche a ristudiare la fotografia. Ah, perché, okay, perché una visione di una reflex è diversa da una, certo, visione di una M. Quindi a quel punto mi sono rimesso di nuovo in gioco, ho rimparato, sì, a fotografare con la M, perché veramente io ho avuto una difficoltà incredibile per i tempi, sì, però devo dire che poi è stato un piacere. E poi il risultato è, cioè, pazzesco, veramente. Sì. La, sì, stampa in quel caso mi ha dato belle soddisfazioni. E poi hai utilizzato, cioè dicevi che hai utilizzato Leica SL. Sì, ho acquistato, sì, l'SL per, sì, i miei, ovviamente per lavorare, perché con la M, certo, a un certo punto. Certo. Col 2490. Ah, 2490, sì. Sì. Poi un obiettivo e solo. E poi ho acquistato un 21M. Ah. Sì. Poi ho preso un 50 su Micron. E in realtà basta, non mi serve altro. Pochi obiettivi, quindi non ne hai, sì, tele? Non ho tele perché non li utilizzo mai. Il 2490 è perfetto per me perché non è il 2470, e dal 70 al 90 proprio mi copre quella mancanza, sì, certo, di ottica, che dovevo per forza cambiare e prendere magari un 90 o qualcosa, un 100, quindi a quel punto col 2490 mi faccio la copertura. Il 50, sì, è quello che utilizzo tantissimo anche nella street. Sì. Avevo anche Leica Street Q. 50 con lo street. Okay. Ho avuto la Leica Q col 28 per tanti anni, sì, mo l'ho data via anche qualche mese fa, e mi manca, devo dire che mi manca. Certo. Tanto. È una macchina, certo, fantastica, è da tutti i giorni. Allora vieni a comprare, cioè, te la vendo, non è un problema. Cioè, okay. Vabbè, okay. Comunque, quindi, in poche parole, cioè, tu ti sei innamorato di Leica dal momento che no, c'è, cioè, proprio questo incontro, innamoramento forte. Sì, sì. Allora, perché Leica? Cioè, dimmi, cioè, quello che ti ha così convinto. Leica, che cosa ha di più? Che cosa ha di più? Ha un fascino di una storia incredibile. Cioè, sì, secondo me, quello a me anche ha affascinato molto. Certo. Anche i più grandi fotografi che io adoro hanno usato Leica M. Quindi tutti, per me... Tutti. E quindi, sì, per me avere una Leica M, come è stato all'epoca, sì, che ha una storia incredibile, ha un'esperienza, una qualità, per me è impagabile. Mi sono innamorato e tuttora utilizzo sempre in maniera fiera. Certo. Mi sono molto fiero di utilizzare Leica, certo, e anche, certo, di lavorare con loro. Certo. Quando prendi in mano Leica, cioè, senti che c'è qualcosa di diverso. Sostanza. Cioè, la sostanza, sì, proprio. Cioè, senti, cioè, questo senti. È già una grande soddisfazione, no? Cioè, sì. Quindi, in effetti, come questo qui, Leica on the road, oppure, cioè, andare a una Leica store, o come il nostro negozio, cioè, esatto, toccare con le mani, uscire con la Leica, fare anche mezz'ora, un'ora di camminata scattando, no? Cioè, portare, sì, a casa, sì, cioè è fondamentale, perché fino a che, cioè, tanti, Leica costa tanto, qui era, no? Mai toccato, mai esatto, toccato, mai fatto le foto, ma, cioè, tu sei bravissimo a criticare, ma, cioè, questo è un modo che, cioè, io detesto, cioè, proprio, cioè, vieni a provare, poi, cioè, non compri, va bene, sei libero. E però, cioè, fino a che non tocchi, non fai le fotografie, non hai capito niente di Leica, no? Esatto. Cioè,
E quindi, esatto, cioè io sono contentissimo, cioè creare questo tipo di piccolo evento con uno come te che cioè, è fantastico, cioè sei veramente un grandissimo, cioè, no, il talento. Grazie. Ma sì, è vero, cioè, perché non è che diventi tanto per così, cioè, questo io lo so. E quindi avere a che fare chi sa più di te, più di me, e questo è un vantaggio enorme e un'occasione interessante. Poi è un'occasione che, come Leica Academy offre bene, ti sei innamorato o ti sei incuriosito, fai un workshop di un giorno, due giorni, con, no? Cioè, con un po' di serietà, affronti, esatto, anche con maggior interesse. Cioè, esatto, un'entrata, cioè proprio perché, cioè, questo on the road, cioè, costa niente. Zero, no, zero costo. Zero. E quindi, cioè, non hai nulla da perdere, no? Cioè, perché tu spendi 350 euro per un workshop micidiale, cioè, torni a casa, no? Cioè, che cavolo ho fatto? No? Cioè, ho perso 350 euro. No, no. Daniele Pace, Leica Academy, Leica Camera Italia, offre gratuitamente. Bello, esatto, bellissimo. No, è un bellissimo evento. Sì. Io ho sempre spinto perché secondo me è l'approccio giusto per avvicinare anche il curioso, esatto, quello che è molto scettico, sì, che viene e la prova, nel senso, sì, che ti metti in gioco e la provi. Poi, certo, può piacere e non può non piacere, perché, esatto, ovviamente sei può libero di dire no, cioè, non mi era piaciuto, va bene, però c'è, esatto, quantomeno hai provato. Esatto, la cosa, il fatto che costa molto questa Leica, io lo sento veramente, me lo dicono tutti, è una cosa fissa, è un cliché costante, però io dico sempre, l'hai provata sta Leica? Provala. Vabbè, ma che faccio? Vado a provarla, ma dove? Ma dove vado? E dico, vai alla Leica Store, vai a un negozio, la provi un'oretta, ovviamente non è il massimo perché è un primo test, certo, e la provi. Questa situazione qua è ancora più interessante perché hai più tempo, ti puoi confrontare, se hai bisogno d'aiuto, se sei un appassionato di ritratto, ti posso aiutare su quello, di architettura, insomma, in quelle due ore e mezza affronteremo, certo, tanti temi e curiosità, sì, certo, e anche tanti dubbi. Bene, bene, senti Daniele, io ti ringrazio tantissimo, sono passati grazie già mezz'ora, e come un'introduzione, un invito della partecipazione di questo mini workshop, no? Leica on the road, cioè già sufficiente. Poi parlerete direttamente, cioè questo è cosa più importante e interessante, parlare direttamente con un fotografo che sa bene, sa proprio, utilizza dalla mattina a sera in mano questa Leica e sviluppa e stampa e utilizza anche per mangiare, e questo è importante. Eh sì, in effetti questo volevo fare la domanda: chi ti ha dato influenza, cioè come il fotografo? Dammi tre nomi. Beh, il primo è ovviamente Cartier-Bresson, è il primo proprio in assoluto. Il secondo è per il colore, per la composizione, sì, è Meyerowitz. Wow. Joel Meyerowitz, che grande. Tra l'altro, sì, ho una sua foto qui. Sì. Il terzo in realtà è Francesco Cido, assolutamente. Bene. Metterei proprio lui. Mi piace da morire. Bene, questo era pura curiosità da parte mia. Bene, Daniele, bene, ci vediamo tra una settimana, venerdì 4 marzo, ore 19:30, più o meno 2 ore 30, 3 ore di, sì, di incontro. Ok? Bene. Va bene. Ok. No, ok, grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Buona serata e ci vediamo venerdì.